Bene, ringrazio Roberto Del Bianco. Sì, certamente. Solo 2 minuti. Se è una domanda di chiarimento, perché... Un piccolo intervento di 2 minuti, posso? Mi presento, sono Giovanni Antonino, sono obiettore di coscienza, anche se attempato, diciamo così, non mi considero sempre un obiettore di coscienza. Vorrei ringraziare il Comune per l'iniziativa che ho organizzato oggi nella presentazione di questo volume, grazie all'IRES e via dicendo, e approfittare della presenza però dell'onorevole Mogherini Repesani per sollevare un problema che sta particolarmente a cuore a me e a molti amici di Pisa e in Italia. Parliamo di retorica, parliamo di disarmo, parliamo di riarmo, e il riarmo purtroppo non è solo delle armi, ma è spesso delle coscienze. Allora, in quanto obiettore di coscienza, in quanto portavoce di questa serie di persone, non posso esimermi dal sollevare l'allarme rispetto a un'iniziativa di legge che è in corso in Parlamento, che è già stata approvata alla Camera e che in questo periodo di tempo è in discussione al Senato, e che è stata in parte originata anche da una proposta dell'onorevole Mogherini, una proposta che porta il titolo Disposizioni per la diffusione della cultura della difesa attraverso la promozione della pace e della solidarietà. Originariamente si chiamava della pace, della solidarietà e del disarmo. Ora, sebbene la proposta dell'onorevole Mogherini avesse qualche aspetto, diciamo così, di come posso dire, apprezzabile anche nelle sue finalità, per quanto dare come finalità la diffusione della cultura della difesa, degradando a strumento, quindi attraverso il concetto di pace, sia dal mio punto di vista discutibile. Purtroppo la proposta di legge in cui e poi quella dell'onorevole Mogherini è andata a confluire non è nient'altro che uno strumento di propaganda del Ministero della Difesa per lo strumento militare nei confronti, in particolare, dei gruppi, delle scuole, di ogni ordine e grado. Rispetto a questo io mi sento di lanciare un allarme, di chiedere un ripensamento all'onorevole e al partito che rappresenta rispetto al sostegno che ha dato all'approvazione di questa legge in Parlamento per il percorso che ha fatto finora, e di voler cambiare questo atteggiamento nella discussione in Senato. Grazie. Molto complesso, quindi
la domanda che, alla quale la Federica risponderà, oltre diciamo, a questa, quella più generale, e poi a lei chiediamo anche un po' le conclusioni di questo pomeriggio, è come la politica si sta muovendo e qual è il possibile ruolo dell'Italia, dell'Italia in quanto paese sovrano, ma anche e soprattutto nel contesto europeo, rispetto al disarmo nucleare. E ringraziando naturalmente per essere riuscita a dedicare questo tempo a Pisa e a tutti noi. Ringraziamo di tantissimo. Io ringrazio voi come Pisa, ma soprattutto l'ISP per un rapporto memorio che devo dire la verità è ottimo e molto utile. Credo che sia veramente uno strumento di lavoro molto prezioso sia per chi si avvicina al tema del disarmo nucleare, sia per chi invece ci lavora già quotidianamente e mi trova però a volte dei utilissimi riepiloghi che hanno sempre dato avere anche qualcuno che si occupa quotidianamente delle cose, sia anche degli approfondimenti tematici molto specifici che devo dire che molto utili. Quindi innanzitutto un piccolo spot per l'armadio perché è veramente un ottimo lavoro e veramente molto utile. Poi rispondo subito alla domanda che mi è stata fatta, che penso che sia utile. Io sono molto d'accordo con le osservazioni fatte, tant'è che la mia proposta di legge riprendeva in realtà un percorso che con la tavola della pace avevamo impostato con io nel Parlamento, cioè nella legislatura precedente, cioè il tentativo di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un osservatorio sulla cultura della pace, comunque sia una qualche forma di luogo all'interno del governo, al più alto livello possibile, possibilmente appunto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere e inserire la promozione della pace all'interno delle scuole di ogni ordine di grado. Purtroppo questa mia iniziativa di legge è andata ad incardinarsi su una proposta di un collega dell'Italia dei Valori che invece recava quel tipo di impostazione, che io non condividevo, infatti ho proposto una mia proposta di legge diversa dalla sua, per ovvi motivi parlamentari. Questa è una legislatura che ha una maggioranza parlamentare ancora di centrodestra, anche se adesso c'è una situazione politica un po' strana. La maggioranza sulla mia proposta di legge non c'è stata né in commissione né in aula, c'è stata invece sulla proposta del collega Stanislao dell'Italia dei Valori, e quella è la proposta che è passata. Questa è la propria storia. Devo anche però dire che è stata talmente svuotata da una serie di emendamenti, da una serie di passaggi parlamentari che hanno fatto nelle sue previsioni, che sostanzialmente non credo che se mai vedrà la luce delle mente, effettivamente, perché non risulta che sia stato neanche iniziato l'iter in Senato, non è stata neanche calendarizzata per i lavori di commissione in Senato, quindi non credo che nell'arco di un anno diventerà legge, e come si sa, anche le leggi passate alla Camera, se finisce la legislatura che passano in Senato, che cominciamo da parte, credo che quindi non avrà un esito. Se anche dovesse avere un esito, non credo che avrà un esito disastroso, drammatico, perché obiettivamente prevedere alla fine del suo vita, prevedere semplicemente l'istituzione di un premio annuale, è una cosa inutile molto probabilmente, a mio credo, molto dannosa. Venendo al nostro tema, io credo che innanzitutto appunto il ringraziamento non è formale né a Comune né a Lires né a chi è intervenuto per me, perché oggi pomeriggio veramente io ho ripercorso nel sentire gli interventi che mi è preceduto tante tappe e tante tessere di mosaico che in questi anni veramente abbiamo costruito insieme in modo molto efficace. Lo dicevi adesso, credo che veramente in questo settore sia esemplare il modo in cui si riesce, da punti di vista anche a volte punti di partenza diversi, sicuramente con metodi diversi, però a lavorare in modo molto efficace per raggiungimento di un obiettivo comune. Ora, se questo modo efficace arriverà al risultato di spostare la posizione italiana su questo tema, ci vengo alla fine. Però sicuramente in questi anni abbiamo fatto un lavoro di squadra che direi molto, molto proficuo e molto utile. Non torno sull'obiettivo di fondo, che credo abbia ricordato molto da Retti, quelli che hanno preso la parola di pomeriggio. In modo credo molto netto, lo diceva Lisa, l'obiettivo finale è la protezione della salvando della vita. E lo teniamo come nostra stella polare e cerchiamo di arrivare lì per motivazioni etiche prima ancora che strategiche, come diceva giustamente Andrea. Pensare soltanto all'uso di un'arma nucleare è contro, io credo, il nostro stesso natura umana, non credo che sia compatibile
pensare realmente all'uso dell'arma nucleare come se fosse stessa una reale possibilità. E questo però non ci consente, anzi, ci sprona a intraprendere una serie di passi, interventi, che ci aiutano, come diceva sempre molto efficacemente Lisa, ad allontanarci dal parco nucleare. Il che significa piccoli passi concreti, limitati, a volte anche un po' frustranti, perché sono molto piccoli a volte nella loro conseguenzialità, però utili a creare un clima di opinione pubblica che metta al bando di fatto la possibilità di usare l'arma nucleare e istituzionalmente che crei le condizioni di una progressiva riduzione che ci porti finalmente al global zero, all'obiettivo di arrivare all'eliminazione. Sicuramente con l'amministrazione Obama si è aperta una fase di, diciamo, una finestra di opportunità che non c'era stata dalla fine della guerra fredda. Al momento però bisogna dire che questa finestra di opportunità si è concretizzata nell'arco del 2009-2010 con una serie di passaggi anche formali e politici molto importanti. L'annuario ricorda, se non sbaglio già, il discorso di Praga del 2009 di Obama, che è storico dal mio punto di vista. Noi pensiamo a Obama, ma quello è il discorso del Presidente degli Stati Uniti d'America. Il successo in qualche modo della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione, che non era affatto scontato, a vederla a posteriori può essere un esito valutato in modo positivo o negativo, un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma alla vigilia della conferenza di riesame non era per nulla scontato che si arrivasse a un risultato qualunque questo fosse, quindi già quello è stato un risultato molto importante. La conclusione del nuovo trattato START della riduzione delle armi nucleari tra Stati Uniti e Federazione Russa, la revisione della strategia nucleare, del Nuclear Posture Review americana, anche qui non scontata, anche qui ci sono luci e ombre, però anche soltanto il fatto che il suo annuncio è stato ritardato di 3 o 4 mesi, cosa ha significato? Ha significato probabilmente che all'interno dell'amministrazione americana c'è stato un lancio di ferro notevole per Casa Bianca e Pentagono per delineare il risultato definitivo di questo importante documento di strategia militare. Una serie, dicevo appunto, di passi molto concreti, una sorta di euforia anche istituzionale nell'arco del 2010, conclusa però dal vertice di Lisbona della NATO, in cui la NATO avrebbe dovuto ridefinire, da in parte ridefinito la sua strategia complessiva, la strategia militare complessiva, lasciando sostanzialmente in sospeso il capitolo dell'ONU e rimandandolo ad un successivo appuntamento che sarà il prossimo maggio a Chicago, il prossimo vertice, il prossimo summit NATO, avrà anche il compito, tra le altre cose, di cui non parliamo qui, perché finiamo mezzanotte si può comprendere anche le questioni dell'Afghanistan, ma ha tra i suoi compiti anche quello di ridefinire la differenza di terra risposta, quindi compresa l'elemento del ruolo delle armi nucleari per l'Alleanza. Ora, io credo che il summit di Lisbona sia stato un passaggio molto deludente e che se ha lasciato questo anno e mezzo, Lisbona è stato a fine del 2010, se ha lasciato questo altro anno e mezzo di lavoro ulteriore, è a maggior ragione importante che il vertice di Chicago del prossimo maggio non sia un fallimento, come invece sembra possibile che sia. Allora, che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Che cosa è possibile, diciamo così, provo a delineare l'esito migliore possibile che possiamo aspettarci da questo vertice dal mio punto di vista. Anche avendo avuto la possibilità di confrontarmi con Lisa, l'NTI, che è il Nuclear Threat Initiative, il think tank che lavora con Sam Nunn, a sostegno di quelle iniziative che sono state fatte negli Stati Uniti a partire dalla lettera dei quattro uomini di Stato, ex uomini di Stato, a sostegno dell'eliminazione delle armi nucleari. Credo che dal vertice NATO di Chicago si può lavorare per ottenere delle cose.
Non lo faccio scontato perché dicevo al momento il sentimento equivalente a quello piuttosto di un mantenimento dello status quo che credo sarebbe disastroso, soprattutto per l'Europa, ma anche per l'America, visto che comunque per Obama è un anno elettorale e ha ricevuto il premio Nobel per la pace, soprattutto sulla base di questo tipo di impulso. Innanzitutto l'assunzione da parte della NATO di una declaratory policy, ovvero uno statement sul ruolo delle armi nucleari, che vada in un senso di almeno allineare la posture della NATO almeno a quella che attualmente hanno gli Stati Uniti e la Gran Bretagna dopo la loro revisione, che attualmente, pur avendo le luci delle ombre, ma attualmente è più avanzata di quella della NATO, cosa che mi sembra un paradosso, perché ovviamente stiamo parlando delle due principali potenze nucleari nell'ambito dell'alleanza, è evidente che se loro hanno una posizione più avanzata, almeno la NATO potrebbe allinearsi su quella. Su questo è ovvio che ci sono delle dinamiche di freno, soprattutto da parte dell'altra grande potenza nucleare dell'alleanza, Francia. Però è anche vero che anche in Francia ha un anno elettorale che potrebbe anche essere che, anche se storicamente non è stato così, potrebbe anche essere che complice la congiuntura economica ci possa essere qualche cambiamento anche delle elezioni francesi. Ovviamente una declaratory policy che vada nel senso di diminuire il ruolo e il valore delle armi nucleari, soprattutto rispetto alla dottrina della deterrenza. Secondo elemento che credo sarebbe saggio la NATO adottasse a maggio a Chicago, un'assunzione di trasparenza, credo sia vitale. Noi siamo ancora, il motivo per cui i ministri italiani della difesa, non soltanto quelli in carica, ma ho appreso che anche quelli cessati dalla carica non possono né confermare né negare la presenza di armi nucleari sul territorio italiano, pur essendo evidente a tutti ci sono, sapendo esattamente anche dove sono, è il fatto che la NATO impone sostanzialmente, cosa che però viene a volte disattesa da alcuni ex ministri senza grandi problemi, cosa di cui io ho fatto abbastanza fiera quando succede, impone questa sorta di opacità, anzi questa sostanziale opacità. Io credo che introdurre un elemento di trasparenza, se non sulla collocazione esatta dell'arma nucleare, ma comunque sulla condivisione, sulle condizioni che ci sono tra alleati, quello che si chiama partner sharing tecnicamente, su chi ospita le armi nucleari tattiche sul territorio europeo, quali condizioni le ospita, quali costi le ospita, credo che sarebbe un elemento di trasparenza indispensabile, anche perché c'è un circolo vizioso. Il circolo vizioso è relativo alla opinione pubblica. Meno trasparenza c'è, più la gestione delle decisioni e delle conoscenze relative alle armi nucleari resta a vantaggio solo ed esclusivamente, non soltanto, non tanto della politica. Ricordate che questo è un tema di cui anche il Ministero della Difesa ed anche nel Parlamento trasparenza non ce n'è. Resta molto mannaggio dei pochissimi militari che partecipano alle riunioni più alto livello in sede di alleanza atlantica. Questo ha un riflesso negativo sull'opinione pubblica italiana e ha un riflesso negativo a circolo vizioso appunto sul grado di consapevolezza che poi anche la politica ha su questo tema. C'è un tabù che rende l'Italia diversa dagli altri paesi europei. È vero che negli altri paesi europei opinioni pubbliche e politica si occupano di questo tema molto di più di come sia in Italia, e credo che questo sia dovuto a due motivi principali. Uno, appunto, la mancanza totale di trasparenza. È difficile che l'opinione pubblica si occupi di qualcosa che non conosce, e anzi c'è il rischio che se si occupa di qualcosa che non conosce si occupi male, senza avere le necessarie informazioni, ovviamente si è avvolto soltanto una parte dell'informazione. Quindi credo che la trasparenza sia ma anche perché in Italia c'è un residuo di mentalità di guerra fredda che è la vera base, la vera ragione di esistere ancora di alcune di queste armi in Europa e in Italia. Ma questo ci rende conto. Il secondo elemento che si potrebbe sperare di ottenere a Chicago è quello della trasparenza, ci
vedo molto poco. Il terzo punto, a mio avviso forse più importante, è un passo in avanti sulle ambientali tattiche o strategiche presenti sul territorio europeo e in anche italiano. Sono armi, come in parte è stato detto, che non hanno un valore militare, non hanno un valore di sicurezza, anche intendendo la sicurezza soltanto tipicamente come sicurezza in presenza di senso militare, perché sono armi che non sono utilizzabili se non nell'arco di neanche ore ma settimane, probabilmente sono armi assolutamente vecchie, diciamo così, che il loro uso per rispondere alla minaccia, che appunto non vedo quale potrebbe essere, è di molto meno utile piuttosto che l'uso di altre armi nucleari, per esempio sul territorio americano, o di armi convenzionali. Questo per usare gli argomenti che i militari usano in questo momento, per dire che le armi nucleari tattiche sul territorio americano non servono. Ma soprattutto non servono a sicurezza, anzi possono essere dannose per la nostra sicurezza. Ricordava giustamente Elisa, c'è il rischio di un errore, c'è il rischio di attacchi, di potenziale, di possibile accesso di reti terroristiche a queste strutture. Ma c'è un altro elemento abbastanza fondamentale dal punto di vista militare, sto facendo l'avvocato del diavolo, il fatto cioè che comunque il mantenimento ed anzi l'ammodernamento che diventerebbe necessario da qui a poco di queste testate costa una certa quantità di soldi non trascurabili, che in tempi di tagli e bilanci dello Stato ed anche conseguentemente bilanci della difesa dirotta su una voce non utile militarmente delle risorse che invece potrebbero essere, anche mantenendo i bilanci della difesa invariati, cosa che non è necessariamente la mia opzione, ma anche mantenendo i bilanci della difesa invariati potrebbero essere più utilmente spesi per altri tipi di investimenti. Un paradosso che rischiamo di avere degli investimenti in armi nucleari, così che rischiamo di avere, magari ci vengono anche degli investimenti in F-35 per non avere i piloti che possono avere il numero migliore necessario di addestramento per far volare questi stessi aerei, perché non abbiamo soldi sufficienti per addestrare questi stessi aerei. Quindi si crea una situazione non sostenibile anche dal punto di vista strettamente militare. Hanno un ruolo politico queste armi tattiche, la domanda che Chiara faceva all'inizio. Per alcuni hanno un ruolo di status e di moneta di scambio con la Russia, si diceva. Ecco, qui viene veramente la grande fretta. Come se l'Italia avesse bisogno di avere uno status particolare nei confronti dell'alleato americano attraverso il barter sharing nucleare e non ci fosse oggi tutta una serie di altre cose che ci legano alla politica, alla strategia militare, all'alleanza atlantica stessa. Possono essere cose che ci piacciono o che non ci piacciono, ma sono lì e sono infinitamente più importanti dell'ospitare un ospitale delle armi nucleari sul proprio territorio, cosa che gli americani formalmente e informalmente, più informalmente che formalmente, comunque sia ormai valutano come irrilevante la decisione anche nucleare, in una sorta di gioco del ruolo della gallina. Gli americani non chiedono agli europei di ritirarlo perché pensano, hanno paura di offenderli, sostanzialmente gli europei non chiedono agli americani di ritirarle perché non vogliono offendere gli americani. È veramente una situazione ridicola. Tutto questo appunto con rischi per la sicurezza e costi per i concorrenti abbastanza minimi. Secondo elemento, veramente la guerra fredda è una moneta di scambio con la Russia, come se la logica in cui siamo negli ultimi 20 anni con la Federazione Russa fosse ancora quella di moneta di scambio. La Federazione Russa è una partnership con la NATO in questo momento. Pensare che sia la Russia la minaccia alla sicurezza attuale per l'Europa, per il contesto atlantico, io credo che sia davvero fuori dalla storia. E credo che non sia neanche un caso che è proprio l'Italia il paese che più ha ancora un tipo di atteggiamento del genere, perché in Italia gran parte della politica e anche delle istituzioni, non so se per motivi anagrafici o per motivi culturali, è molto ferma la guerra fredda, la mentalità della guerra fredda. Facciamo veramente fatica a traghettarci in un contesto che è molto diverso da quello che è finito nel 1989. Ora, sulle armi nucleari tattiche c'è una proposta in campo,
dalla Lisa è stata formalizzata dalla conferenza di Monaco, da Brasile e dalla Sardegna, dal Chiari. È una proposta molto seria e credo che abbia qualche possibilità di essere, di arrivare a qualche risultato, è quella di arrivare all'arco di 5 anni ad un consolidation, ovvero un ritiro, un rientro delle armi nucleari che sul territorio italiano, valutando le fasi intermedie di 5 anni, sia in termini di tempo sia in termini di quantità delle armi nucleari tra gli Stati Uniti, in base alla, allo stato di avanzamento del dialogo con la Federazione Russa. Questo cosa significa? Significa che c'è una forma di reciprocità, ma che non si pone come condizione al rientro delle armi nucleari tattiche del territorio americano, non la si condiziona ad una equivalente ritiro, o cioè, ritiro no, perché le russe sono sul territorio russo, ma comunque ad una eliminazione delle tattiche russe sul territorio europeo. Ed è un modo, sarebbe un modo per, da una parte, sbloccare quei veti che rendono impossibile il procedimento del consenso, ricordiamoci che il Parlamento si lavora con il consenso, di quelli che pensano che non si possa fare una, prendere un'iniziativa del genere su base puramente unilaterale, quindi che ci voglia un certo dialogo, un certo coinvolgimento della Federazione Russa per il ritiro delle armi nucleari tattiche dell'Alleanza sul territorio europeo, ma dall'altra parte non vincola un'operazione di questo tipo a un negoziato con la Russia che potrebbe essere suscettibile di ovviamente stop and go piuttosto frustranti e pericolosi. Pensiamo soltanto al fatto che appunto anche la Russia è in un anno elettorale e che chiaramente questo tema sicuramente prima delle elezioni russe non sarà minimamente in agenda in termini positivi da parte della Federazione Russa. Cosa significherebbe questo? Significherebbe rimettere in moto il processo di riduzione che si è fermato appunto subito dopo un abbassamento netto che c'è stato dopo il crollo del mondo di Berlino. E credo che questo sia un passaggio fondamentale, anche perché Francesco Lenci ricordava all'inizio c'è il problema del trattato di non proliferazione dei due pesi e delle due misure. Credo che questo sia un aspetto particolarmente odioso. È difficile ragionare con proliferazione quando non si avanza seriamente, concretamente e speditamente sul campo del disarmo, perché non c'è legittimità nella richiesta di non proliferare. Lo vediamo con l'Iran, lo vediamo con la Corea del Nord, perché sulla Corea del Nord c'è un ruolo della Cina che non c'è su altri attori, ma anche qui c'è un grande punto interrogativo, non voglio dire lo scenario globale, però c'è anche qui un grande punto interrogativo, se e a quale prezzo la Cina sia davvero capace e disposta a giocare un ruolo fino in fondo per evitare la presenza di quell'area del mondo. Credo che qualcosa di questo che già a fine del mese di marzo ci sarà a Seoul la seconda conferenza, il secondo summit sulla sicurezza nucleare, in teoria non si dovrebbe parlare di una conferenza di disarmo, ma è ovvio che tenendosi a Seoul immagino che un qualche accenno al tema della guerra del mondo probabilmente si farà. E poi chiaramente c'è anche il punto interrogativo dell'Iran, così come c'è la grande violazione di Israele, e c'è il grandissimo lavoro da fare sul Medio Oriente, area libera da nucleari. Temo veramente quest'anno sarà complicato portare avanti, perché siamo in un anno elettorale per alcune delle grandi potenze mondiali, anche in Cina c'è il cambio di leadership. Immagino che questo sarà l'anno probabilmente di sospensione, di attesa e di transizione dei prossimi tempi concreti. Quale può essere il ruolo dell'Italia in questa fase? Fino ad ora il ruolo dell'Italia è stato zero tendenza negativo, mantenimento dello status quo. Tendenzialmente non esprimersi se non a posteriori, per cui anche in vista dei grandi vertici, penso al vertice di Lisbona della NATO del 2010, silenzio italiano, perché l'Italia credo che soffra ancora questa sindrome da guerra fredda, cioè siamo ancora il paese che deve dimostrare agli americani qualcosina di più degli altri. Quando sono gli americani più linea non chiederci più, e anzi dovrebbe ad aspettarsi da noi un tipo di atteggiamento diverso che aiuti la formazione di alcune decisioni, cioè per gli orientamenti.
Forse oggi c'è una nuova possibilità. Dico forse perché questo governo ha iniziato a lavorare da 3 mesi, abbiamo avuto dei primi colloqui, dei primi incontri su questo tema del disarmo nucleare, in vista proprio del vertice NATO di Chicago, riusciamo ad orientare, se il Parlamento riesce ad orientare la posizione italiana che viene assunta dal governo. In passato ci abbiamo provato, non abbiamo avuto grandissimo successo, abbiamo, il Parlamento ha approvato 3 mozioni parlamentari durante gli ultimi 3 anni e mezzo, tutte volte ad orientare l'azione del governo nelle sedi internazionali a sostegno, per esempio, dell'organizzazione della Comunità Europea. Le mozioni sono passate, a volte anche consensualmente, ma poi l'azione del governo non è stata conseguente. Quindi adesso è stato di capire se questo governo, che non ha, diciamo così, probabilmente, che ha minori tabù in campo di politica estera rispetto a quello precedente, ha una maggiore credibilità, dice quello precedente, non ha bisogno di accreditarsi, quindi attraverso formule improprie, e soprattutto ha una maggiore necessità di appoggiarsi all'orientamento parlamentare, soprattutto sulla politica estera e di difesa, anche sulla politica di difesa vedremo qualche punto interrogativo, però vediamo se il ruolo del Parlamento su questo governo può essere più forte. Le prime impressioni di voto sono state molto positive, abbiamo avuto dei primi incontri che mi fanno sperare, e abbiamo come strumenti parlamentari, abbiamo 2 reti parlamentari attive su questo tema, una più larga, nel PNMD, Parliamentary Program on Proliferation and Disarmament, è una rete internazionale, globale, presente in moltissimi paesi, e sono più di 50 parlamentari italiani, Camera e Senato, che hanno aderito a questa rete, e abbiamo attraverso anche questa rete promosso diverse promozioni che abbiamo provato. E poi abbiamo anche il PNRD è molto attivo soprattutto rispetto alle sedi delle Nazioni Unite, quelle globali, dove più ha valore il fatto di essere una rete presente in tutto il mondo. E poi c'è un'altra iniziativa più recente e di diversa impronta, il European Leadership Network, che è un'iniziativa europea più ristretta, formata soprattutto da ex ministri degli esteri e della difesa, comprende anche alcuni militari, ma non c'è tanta attenzione. Ma comunque ha un approccio sicuramente più pragmatico, teso a cercare di raggiungere alcuni di quei passi intermedi che poi aiutano probabilmente i servizi per arrivare a un risultato più avanzato. E il gruppo italiano di European Leadership Network si è istituito proprio qualche mese fa, ne fanno parte, contrariamente, diciamo, non sono così leader, gli altri sono, diciamo, un livello più alto dal punto di vista mediatico, c'è il presidente della Camera Fini, ci sono i firmatari di quella lettera italiana per il disarmo nucleare, per la seguita di altri paesi, e cioè Parisi, Palermo, La Malfa, che coordina questo gruppo, ci sono una serie di persone che lavorano nelle organizzazioni governative, nelle associazioni, c'è cioè il presidente Porto della Lucia, all'annuario, c'è l'ambasciatore Grezza, ci sono alcune persone, cioè ovviamente non ci sono valori da qualche contributo, che cercano di portare avanti questo lavoro in diversi ambiti. Ora stiamo cercando di lavorare ad una nuova mozione che impegni il governo italiano, in vista del summit di Chicago della NATO, ad adottare, a sostenere questi 3 elementi. Una delle altre policy che è nato, almeno sulla linea di quella degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, un elemento di trasparenza sulla presenza degli armi nucleari sul barrio sharing, e il sostegno al piano di rientro degli Stati Uniti e delle tattiche sul territorio europeo nell'arco dei 5 anni, avanzata da l'Unione. Stiamo lavorando alla mozione per questi giorni, speriamo di depositarla questa settimana o la settimana prossima, e che poi questa mozione possa stavolta non solo essere approvata, ma anche effettivamente orientare la posizione italiana in vista dell'alzamento di Chicago. Dico un'ultima parola sulle 35.
anche se preannuncio già che tra un mese esatto faremo un'altra sede, un altro contesto, però un incontro specifico sul 35 proprio qui a Pisa, magari è interessato avere delle informazioni più precise. Molto è già stato detto, la riduzione è stata annunciata al momento da 131 a 90, di questi 90 al momento non risulta né attraverso il controllo, la verifica per fonti italiane, ma neanche attraverso la verifica attraverso fonti statunitensi, che spesso è molto più attendibile e trasparente, al momento non risulta che l'Italia abbia previsto la posizione di due linee popolari aircraft al momento. Ovvero gli aerei con capacità duale, cioè che possono trasportare altri aerei. È quello che è certo, che sicuramente sono già stati spesi 1,5 miliardi e sostanzialmente riusciamo ad avere dati ufficiali. Abbiamo chiamato il ministro della difesa in commissioni congiunte proprio la settimana scorsa, ce l'abbiamo di nuovo per il prossimo, dopo anni cercavamo di ottenere dei dati ufficiali sulla partecipazione italiana a questo programma, perché è vero che l'archivio di disarmo, del disarmo, moltissimi studi anche internazionali sono molto utili a riguardo, ma io ho sempre pensato che su questo, essendo un programma ufficiale a cui l'Italia partecipa con soldi dei contribuenti, è doveroso che ci sia una comunicazione ufficiale del governo in Parlamento, cioè se propri, e che quelle siano le comunicazioni sulle quali noi basiamo le nostre votazioni, ovviamente anche valutando criticamente se riusciamo, se serve. Ecco, soltanto pochi giorni fa è venuto fuori ufficialmente la cifra che l'Italia ha investito per i 2,5 miliardi, perché questi tempi non sono proscolini, ma il costo di ogni euro non è ancora certo, perché è in fase di definizione, non so, l'hanno approfondito se volete. Io credo che già il fatto che ci sia stata una riduzione sia stato un punto importante, perché almeno abbiamo aperto il tema che fino adesso era stato tabù per il fatto di poter rivedere dei programmi. E una volta riaperta la revisione dei programmi possiamo scendere da 131 a 90 e poi possiamo scendere da 90 a 40, magari possiamo pensarci. Quello che è certo è che, dico queste due cose e poi vedremo, gli Stati Uniti stanno non soltanto riducendo il numero di aerei, gli F-35 che stanno acquistando, ma hanno rimandato di 5 anni, dal 2017, la decisione se acquistare o meno più della metà del totale del numero che avevamo previsto. Non solo per le condizioni del bilancio che sono molto critiche, ma anche perché ci sono dei problemi tecnici che bisogna capire se si risolvono o meno, soprattutto sulla versione a decollo verticale, che è quella che interessa a me. Poi andarli sulla porta del Kabul, che è anche lì una storia a sé, una triste storia a sé, perché insomma, ci sono questi F-35 Stover a decollo verticale, non ci sono altri aerei che possono andare sulla porta aerea, quindi c'è un problema notevole. Io credo che sarebbe saggio che l'Italia adottasse, se non altro, lo stesso atteggiamento degli Stati Uniti, ovvero di aspettare almeno 5 anni per valutare le condizioni di bilancio italiano l'avanzamento della risoluzione. Se lo fanno gli Stati Uniti, sono il principale cliente del 35 terzo, possiamo ovviamente scendere noi che abbiamo condizioni di bilancio ben peggiori di quelle americane e un interesse militare da questo dell'aereo molto più grande rispetto a quello che hanno gli americani, che significherebbe sostanzialmente una moratoria per l'acquisto almeno fino al 2017. Credo che questo possa essere una ragionevole livello di compromesso. È chiaro che andrebbe invece rivista molto più drasticamente il programma di investimenti. Ho anche il sospetto, vedremo Camery, che è il centro di assemblaggio, quindi devo fare una visita ufficiale a Camery della Commissione Difesa mercoledì prossimo. Ho il sospetto che negli ultimi mesi il governo Berlusconi abbia accelerato enormemente e in totale mancanza di trasparenza gli impegni italiani per la posizione degli F-35, come è stato in parte anche confermato
pare che l'Italia abbia già un anno e mezzo fa acquistato il materiale di Brexit da questo definire aerei, se così effettivamente fosse, tende almeno qualcuno, almeno questi primi tre, ormai siamo troppo in ritardo, siamo troppo avanti per riuscire a bloccarli. Però questa è un'altra storia, almeno parzialmente un'altra storia, perché resta un punto di collegamento degli aerei con capacità doppia, capacità di trasporto di armi nucleari, che chiaramente andrebbe seriamente monitorata e fermata. Speriamo di ridurre le mettere in discussione tutto il problema di discussione degli F-35 in tempo per non arrivare neanche all'interrogativo se saranno capacità di armi nucleari.